I don't know when I'm stuck in Folsom prison and time keeps dragging on. But that train keeps a rolling. Musica a tutto volume per tenere lontani gli orsi e salvare api e miele. Genio italico o disperazione, la storia di Pio Malfatti è un segno tangibile della complessità di fare agricoltura in montagna. 86 anni portati con lo spirito di un ragazzino, un maso ereditato da nonni e mamma, l'amore per la propria terra e la passione per l'apicoltura. Alle prese con il clima impazzito e con dei vicini dispettosi, come li chiama lui. Tre orsi che non vogliono sapere di star lontani dalle sue 50 arnie. Siccome che mi facevano sempre questi danni, no? Dicevano: ci vorrebbe una lampadina per illuminare. Allora lui non viene. Allora ho messo una lampadina in questa zona e una lampadina nella zona di là, no? Perché le api io ce l'ho una parte lì e una parte qui. Però lui riuscì a farmi danni lo stesso, no? Ho pensato, perché io penso la notte. Se io con l'orologio che mi accendono le lampadine, mi accende anche una radio, no? Chissà che lui non pensi che la casa sia abitata. È 3 anni che adopero questa soluzione e è 3 anni che non mi fa dei danni questo benedetto orso. Un costo non da poco, quello dei danni causati dagli animali selvatici per il Trentino. 1 milione di euro gli indennizzi pagati dalla provincia autonoma l'anno scorso. 130.000 euro solo per gli orsi. Una spesa inevitabile se si vuole mantenere, al tempo stesso, la fauna locale e l'agricoltura montana. Ma non è solo questione di soldi. La convivenza è garantita dall'ostinazione di contadini e allevatori, che a volte arrivano da molto lontano. Aghi Gudeta, 36 anni, laureata in sociologia, è ad esempio fuggita dall'Etiopia perché con le sue proteste contro i malaffari di governo e multinazionali non era gradita. E la sua vita era in pericolo. In Trentino, da 5 anni, alleva capre mochena, razza rustica che richiede pochi mangimi e ben si adatta al clima montano. 30 esemplari che sono quasi figlie per lei. Da accudire e da difendere, anche a costo di chiudersi in auto con i petardi per scacciare gli orsi, senza però perdere il sorriso. E io non vedo nessuna difficoltà, magari può essere la convivenza con l'orso, però è una convivenza fattibile. Il periodo di primavera, cioè abbiamo la presenza, la visita dell'orso. Io per esempio in quel periodo dormo la notte con le capre, perché comunque è inizio della lattazione, periodo dei parti, e quindi dove la convivenza è un po' difficile, io dormo in macchina dove ci sono le capre, fuochi d'artificio e petardi ogni tanto, per dare un messaggio all'orso: guarda, ci sono, non venire. E finora non ho avuto nessun tipo di danno, ecco.